and the maintenance of marine species. These are rules concerning hygiene, safety, trade, and of course, fishing systems. In small-scale fishing, boats that do not exceed 12 meters in length and that are without trawls are used. In gill netting, the most common small-scale fishing, the nets are laid offshore in the afternoon, generally not too far from home. The buoys, with signs and distinctive different flags, will signal the net's location to the fisherman at night, when he comes back to collect them, hoping they're full of fish. In the meantime, dolphins, well-known gluttons, may have eaten too much fish. On the other hand, for species that live in the seabed, fish traps and fike nets are used. Therefore, artisanal fishing is aimed at protecting the breeding areas and sensitive habitats. The ultimate goal is to build an environmentally, socially, and economically sustainable fishing model. A sustainable model for the survival of the sea and of the fishermen. Well, how did it go this time? It's not bad. If there's fish, there is income and therefore work. Work that involves entire families in many cases. Products of small-scale fishing are sold in the ports, on the quay, or in special spaces dedicated to direct sales or in the local fish markets. And for this reason, they can be considered true zero-mile products. Small-scale fishing aims at protecting the sea, operating in the coastal areas of the Adriatic, with responsible methods that are respectful of traditions and of the environment, offering work opportunities and also thinking about the generations to come. Facciamo un applauso. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Vittorio Manduca, sono il responsabile regionale del Servizio Attività Faunistico, Venatori e Pesca. Intanto vi ringrazio di essere presenti. Il progetto di oggi, di cui oggi voi fate parte, a cosa serve? Serve a capire l'importanza della sostenibilità della pesca per il futuro della pesca stessa. Come sapete, il mare è una risorsa comune, ma è anche una risorsa limitata, cioè il pesce non è infinito. E come si fa a gestire una risorsa limitata senza distruggerla? Attraverso pratiche di pesca sostenibili, che sono quelle che questo progetto porta avanti, e attraverso la riduzione dei rigetti in mare, quindi non solo pescare meno e pescare meglio, ma evitare anche di gettare specie di valore che magari sono poco commercializzate, poco apprezzate sulla tavola, e magari anche attraverso il vostro apporto, il vostro contributo, alcune specie povere, chiamiamole povere, ma non certamente povere da un punto di vista nutrizionale, né dal punto di vista culinario, perché si possono fare molti piatti prelibati anche col pesce considerato povero, passa da voi la valorizzazione di specie meno conosciute. È chiaro che
il progetto Adri Smart Fish vuole dare consapevolezza al pescatore, ma anche consapevolezza al consumatore, cioè cercare di coniugare i due mondi. Il pescatore che deve saper pescare senza danneggiare le risorse comuni e quindi garantire anche il futuro della risorsa, e il consumatore che magari può imparare anche a consumare meglio, non sempre le stesse specie, non sempre le stesse ricette, imparare ad apprezzare dei pesci che magari valgono meno da un punto di vista economico, ma che in effetti non valgono affatto meno, anzi certe volte hanno qualità organolettiche anche migliori dei pesci più commerciali. Io niente, vi ringrazio, era una piccola introduzione, una piccolissima presentazione. Ringrazio Valentina Tepidino per grazie, no, grazie direttore Manduca. Anzi, secondo me può anche stare lì così, magari sì, se quando vuole intervenire anche per le conclusioni, insomma. Va bene, siamo, io allora mi fermo qui, io non volevo essere invadente. No, così da lì che adesso faremo vedere un po' di immagini del pesce, appunto del pesce preso con la piccola pesca. Metto all'angolino così evito esatto. Di... E, no, importante l'introduzione che ha fatto il direttore, perché adesso siamo in Emilia Romagna, ma il progetto è un progetto del Mar Adriatico. Progetto è un progetto del Mar Adriatico, del Mar Adriatico, in particolare tutta la GSA 17. Esatto, comprende diverse regioni e comprende anche la Croazia, quindi infatti quando si dice Mar Adriatico si intende il pesce pescato in tutto il Mare Adriatico in questo caso, però il focus è la piccola pesca. Ed è importante oggi parlarne, ci tenevamo molto ad avere una scuola come la vostra, come l'alberghiero, perché sarete i futuri o chef di ristoranti o camerieri di ristoranti che devono andare a comunicare al cliente che cosa stanno mangiando o portandoli o promuovendo, perché alla fine anche quello del ristoratore è un mestiere proprio di testimonial, di promotore del prodotto, diciamo anche del prodotto locale, anzi noi ci auguriamo che lo sia anche in questo caso, perché il pesce pescato sarà sempre di meno, ma non per un motivo solo, come magari sentite dire, anzi mi incuriosisce anche sapere voi cosa ne pensate di questa sostenibilità, cioè cosa per voi, che cos'è la sostenibilità oggi nel Littico? Si dice io preparerò nel mio ristorante o servirò nel mio ristorante solo pesce sostenibile. Avete sentito adesso anche in TV, dove diciamo si parla molto di cucina, si sente spesso questa parola. Voi ne avete parlato? Avete una vostra idea su cos'è il pesce sostenibile? C'è qualcuno che vuole dirmi qualcosa? Chi parla, se si può alzare, perché con la mascherina non riesco a capire chi sta dicendo qualcosa. Un volontario, passo io il microfono. Un volontario, dai. Un'idea, l'avrete un'idea di pesce sostenibile? Non è un esame, non diamo no, voti. No, esatto. Cioè, forse c'è un professore un po' severo. Ok. Lui fa finta di non... No, giusto, non ci sono voti. Niente. Non si vogliono esprimere. Ragazzi, dovete imparare ad esprimervi, perché adesso il cuoco in particolare, ma il cameriere per forza quando va al tavolo deve parlare, ma il cuoco poi lo fanno parlare anche nelle interviste eccetera, quindi è meglio partire con questa voglia anche di comunicare, no? Ma soprattutto per comunicare bisogna essere formati, perché sennò si dicono delle gran stupidaggini, anche perché appeso oggi quello che dice il cuoco, mi permetto di dirlo anche perché qui oggi avete, secondo me, la fortuna, perché è nato qua. Sostanzialmente lo chef che la regione ha scelto per voi oggi è uno chef che è partito proprio dallo IAL, in questo caso Seato Acervia, IAL, voi siete IAL, chiaramente Cesenatico, e ha fatto un bel percorso, no? Dalla Stella a una serie di attività che poi vi racconterà, perché fanno parte della seconda parte del nostro incontro, però mi fa piacere perché è un po' una dimostrazione, e ha portato sempre nei piatti il pesce del Mar Adriatico. Anche quelli che, come diceva il direttore, a volte dici pesce povero, ma quale pesce povero? Il pesce povero è un pesce che in realtà è un pesce ricco, nel senso che un pesce ricco, per quello che riguarda i valori nutrizionali, sarà sempre più un pesce ricco, perché se ne pescherà, come dicevo, sempre meno.
Quindi costerà sempre di più, sarà meno possibile anche per questo pesce essere acquistato normalmente dal consumatore. Quindi fondamentalmente chi vorrà consumarlo sempre di più lo andrà a cercare al ristorante. Quindi è fondamentale che chi poi lo lavora intanto con grande rispetto, perché lavorare un pesce significa saperlo lavorare. E saperlo lavorare significa non buttarne l'80% nella spazzatura perché non si sa pulire bene. Questa è la prima, perché non sono pesci facili. Poi vedremo, oggi parliamo di gallinelle e di cefalo, comunque bisogna saperli pulire. Questo è il primo dato. Per due motivi, uno lo spreco, e secondo il costo, perché se il ristorante, sia che è vostro che non è vostro, chiaramente andate in perdita se buttate tutto questo prodotto, perché il pesce costa. Poi bisogna valorizzare anche gli scarti, e anche lì poi ne parleremo, perché per scarti spesso intendiamo una testa, adesso abbiamo fatto anche, stiamo utilizzando, no, degli scarti per brodo, eccetera, quindi si chiamano scarti, ma in realtà sono porzioni preziose che possono essere valorizzate in altro. Adesso sapete che si usa anche mangiare proprio la lisca, si fa croccante, la pelle, si possono utilizzare varie parti che prima venivano eliminate del pesce, anche nel settore farmaceutico, nel settore della moda, si fanno adesso abiti con le pelle dei pesci, per esempio, anzi, con alcune specie ci sono delle linee che costano tra l'altro tantissimo, perché costa molto conciare queste pelli. Quindi diciamo che è un settore in estrema evoluzione. Quello che è importante è capire che adesso in mano avete un prodotto, quello di cui si parlerà oggi, che diventerà sempre più prezioso, proprio perché, ripeto, parlando di pesca, oggi questo è il centro, perché in futuro si mangerà soprattutto prodotto di allevamento, che non è un prodotto di seconda scelta, questo ci tengo a dirlo. Il prodotto di allevamento sta crescendo molto come qualità, come valore, quindi adesso oggi non è l'argomento, però sappiate che in futuro, già oggi abbiamo superato il 50% del prodotto che consumiamo, non solo in Italia, nel mondo, è prodotto che deriva dall'acquacoltura. In futuro mangiare un prodotto di pesca nostrana, di piccola pesca, che poi quella, come avete visto nel filmato, che rispetta al massimo la risorsa. Quindi cominciamo a dare qualche idea di sostenibilità, perché la parola sostenibilità è una parola, un termine ampio, che raccoglie un sacco di concetti. Primo può essere quello della piccola pesca. Come avete visto c'è una rete, la rete ha una maglia particolare, no? Che per legge poi deve essere di una certa misura, non sotto una certa misura, perché se no si vanno a, diciamo così, infilare pesci anche troppo piccoli che non hanno ancora avuto la possibilità con la maturità sessuale di riprodursi. Quindi noi non possiamo pescare pesci troppo piccoli, perché sennò impediamo domani di avere un'ulteriore risorsa. Quindi la piccola pesca parte con maglie chiaramente a misura, abbiamo visto le imbarcazioni sono entro 12 metri, in realtà viene fatta entro le 12 miglia, insomma ci sono tutta una serie di limitazioni, abbiamo visto anche i pesci o anche i crostacei che sono praticamente per dire a contatto con col fondale, che vengono catturate con le nasse, l'avete viste prima, no? Quelle trappole che quindi entrano e poi non riescono ad uscire. E la cosa è anche che quando il pescatore, dato che le prende anche subito, vede che non sono idonee perché sono troppo piccole o non rispondono a quello che era la sua attività di pesca, perché è una specie che lui magari non riesce a vendere, le può liberare, perché l'importante è che siano vive, perché questo è anche importante. Quindi fondamentalmente una pesca che non impatta può essere definita sostenibile. Quindi la piccola pesca in effetti è proprio la pesca per antonomasia più sostenibile in assoluto. Quindi fondamentalmente è una pesca da difendere. Sicuramente chi opera qui sul territorio ha la possibilità anche di approvvigionarsi dai pescatori direttamente, come visto nel filmato, oppure dal mercato ittico che si approvvigiona appunto direttamente dai pescatori, deve, è quasi un obbligo farlo. Sicuramente uno che è un ristorante di pesce qui a Cesenatico e acquista esclusivamente prodotto di importazione o prodotto esclusivamente di acquacoltura stona un po', ci sta tutto, ma fondamentalmente uno deve fare una scelta, ma soprattutto poi deve rispettare quello che comunica, perché spesso si dice o sul menù, sul menù non so se lo sapete, ma non bisogna essere come siete andati a comprare il pesce almeno una volta, no? Supermercato, il banco del pesce, hanno le etichette, no? C'è un'etichetta molto, molto specifica dove c'è scritto il nome del pesce in latino, in italiano, l'origine, il metodo, se pescato allevato, la categoria dell'attrezzo di pesca, c'è scritto un sacco di roba. Andate sul menù,
Sul menu è obbligatorio scrivere tutto questo? Sul menu di un ristorante? No, infatti no, non è obbligatorio. Cos'è obbligatorio? È obbligatorio che se voi scrivete pesce nostrano, poi date pesce nostrano, perché altrimenti non lo scrivete. Se scrivete pesce pescato, non potete dare pesce allevato. Cioè la coerenza deve essere comunque rispettata, non siete obbligati a segnarlo sul menu, ma se scrivete o fate intuire anche dall'insegna che è esclusivamente pesce nostrano, poi dovete dare quello. E per averlo, considerate che oggi anche al ristorante chiaramente vengono i controlli, cioè non siete obbligati a scriverlo sul menu, ma non so se avete avuto qualche esperienza, nel ristorante per esempio per questi aspetti viene la capitaneria di porto e controlla che quella fattura con cui avete acquistato il pesce corrisponde effettivamente a quella origine, cioè se voi avete dichiarato quell'origine, quel metodo di produzione, quindi pescato allevato, corrisponda. Quindi viene fatta una verifica. Chiaramente questo comportamento non lo dovete avere per l'organo di controllo, lo dovete avere per rispetto del vostro cliente. Quindi se fate una scelta, poi la dovete rispettare. Quindi comunque questo era il primo concetto. Comunque faccio vedere un po' di immagini intanto, perché così vi accompagnano. Vedete sicuramente questi due pescatori su stanno pescando con la piccola pesca. Giù c'è un cuoco, anzi no, questo è un veterinario, metto gli occhiali se no vi dico delle stupidaggini, che sta controllando in barca la taglia del pesce. Per questo vi fa capire che c'è un controllo, che non fanno solo lì, anche voi, quando magari, perché c'è il ristoratore che dice, ah però, come vengono buoni i nasellini fritti? Nessuno. Io faccio, allora considerate che il nasello è una taglia minima da rispettare, voi la dovete sapere, perché diversamente fate un illecito vendendo sostanzialmente un prodotto, in questo caso somministrando, sotto la misura che dicevamo prima, dove il merluzzo nasello non si è potuto riprodurre ancora. Quindi è fondamentale avere conoscenza per poter comunicare, come vi dicevo prima, perché diversamente pensate una cosa ma ne fate un'altra. Quindi intanto dovete avere chiaro che sostenibilità non ha un'unica definizione, quindi potete voi decidere, per me sostenibile intanto è sposare il prodotto pescato con la piccola pesca, già questa è una scelta e potete fare la verifica acquistando da produttori che effettuano la piccola pesca. Considerate che sull'etichetta addirittura voi potete risalire all'autorizzazione che ha la barca, quale strumento utilizza per la pesca, perché la categoria è obbligatoria da indicare sull'etichetta. Quindi qui ci sono un po' di cuochi che abbiamo intervistato, tra cui anche Leoni che abbiamo oggi, e, abbiamo Da Vittorio, Viviana Varese, Gennaro Esposito, Buttura, Cedroni, Cracco, insomma Amo e Nadia, e un po' di indagini di mercato che sono state svolte, dove si è chiesto proprio quanto è amato questo pesce sostenibile oggi dagli italiani, insomma. E in effetti a parole, e perché dico a parole l'avrete capito, molti dicono io sposo la causa sostenibile. Perché dico a parole? Perché come quando vi ho fatto la domanda non vi era chiara la risposta, adesso accetto qualcuno che magari non era timido e non ha voluto rispondere, non essendoci una definizione non è ancora semplice capire effettivamente che cosa si intende per pesce sostenibile. Prima cosa saprete che a seconda dell'anno, perché cambiano di anno in anno, ci sono dei periodi di fermo pesca obbligatori, dove non trovate proprio il pesce in quell'area, cioè tipo in Alto Adriatico, in Basso Adriatico, eccetera, per un mese, due mesi, a seconda dell'area, non si può pescare. Poi ci sono anche dei fermo pesca che sono, diciamo, d'emergenza, occasionali, perché si vede che una specie, adesso faccio l'esempio, in Sardegna, sul riccio di mare hanno deciso di fare una chiusura straordinaria perché c'era un problema di minore risorsa. Quindi vengono fatti anche questi. Quindi informarsi e sapere che se quel periodo sarà chiusa la piccola pesca, cioè la piccola pesca non chiude in realtà mai, se verrà chiusa la pesca su un determinato litorale vado a prendere dall'altro, perché in Italia non chiudono tutti insieme i litorali. Altra cosa è sapere dove trovare quelle famose taglie minime, perché se io dico che le rispetto, devo sapere, devo avere queste tabelle, perché diversamente me lo invento che le rispetto, perché do i numeri,
perché sono un bel po' di specie e ogni specie ha la sua taglia minima. Tra l'altro ce l'ha diversa a seconda che proviene dal Mediterraneo o proviene dall'Atlantico. Quindi devo anche andare a vedere da dove mi è arrivato quel prodotto. Chiaramente qui oggi stiamo parlando del mar Adriatico, però dovete sapere queste cose perché diversamente fate poi fatica a fare una scelta consapevole. E qui chiaramente questo è solo un esempio perché sono veramente tante le specie, vedete, per il nasello, il merluzzo che vi dicevo prima quando parlavamo di merluzzetti è il 20 centimetri. E dalla testa alla linea immaginaria che si traccia, no, nella coda, proprio alla punta della coda. Poi se volete vi faccio vedere bene come si misura. E troverete spesso, ma mangiamo il pesce di stagione. Io l'ho messa a caso questa tabella, una delle tante scaricate da internet, assolutamente da non copiare. Perché? Perché in realtà si fa fatica col pesce a guardare la stagionalità. Perché questo? Primo perché ogni anno è diverso e perché un anno sembra che c'è particolarmente abbondanza di una specie piuttosto che di un'altra. Poi a seconda della temperatura e di tutta un'altra serie di situazioni, quella specie diventa più abbondante in un altro determinato periodo. Quindi in linea generale si può dire su alcune specie in particolare che ci sono di più o sono migliori in determinati periodi dell'anno, ma nella realtà bisognerebbe stare molto vicini al mercato e questo è un altro motivo per scegliere a volte la piccola pesca, perché la piccola pesca è quella, appunto, ripeto, fatta sul territorio dai pescatori locali, quindi tu vai a parlare con o l'ha fatta o non l'ha fatta, quindi avere il contatto diretto col mercato e col produttore significa avere la certezza che se ieri è stato cattivo tempo e le barche non sono uscite, posso anche andare, perché nei mercati all'ingrosso, lo sapete, non c'è solo il pesce locale, c'è il pesce locale e il pesce d'importazione. Quindi se io voglio avere un'idea chiara, devo avere almeno un contatto, io non dico che tutte le notti, ci mancherebbe altro, col lavoro che c'è uno può andare, però avere dei riferimenti strategici con qualche pescatore, con qualche produttore, una telefonata ogni tanto e dire: questo periodo cosa prendo? E capite qual è il pesce di stagione, cioè non c'è niente di meglio che quello. Io consiglio sempre, a seconda della regione, ormai i mercati ittici all'ingrosso si sono molto evoluti, hanno dei siti dove mettono anche il prezzo del prodotto medio, che cosa hanno pescato, cosa hanno venduto, ed è un buon modo per seguire la stagionalità di questi pesci che cambia, però noi riusciamo a seguirla attraverso questi contatti, ok? Quindi non fate l'errore soltanto di scaricare una tabella. Allora, qui vado su cose un po' più... ecco, c'è una tabella che anche qui porto soltanto ad esempio, che è quella della categoria degli attrezzi di pesca, che vi trovate sull'etichetta. Perché quando qualsiasi ristorante lavorerete, c'è comunque un'etichetta che quando vi arriva il prodotto, voi non dovete riportarlo nel menù, ma quando vi arriva c'è scritta la categoria dell'attrezzo di pesca utilizzato, utilizzando normalmente la colonna di destra, quindi vedete sciabiche, reti da traino, reti da imbrocco, sono solo degli esempi, e vi dice in quella categoria che cosa c'è. Vedete reti a circuizioni, reti a strascico, se parliamo di reti da traino non sono sicuramente quelle della piccola pesca, no? Che è lo strascico, per esempio, per intenderci. Ecco, qui ci sono un po' di esempi di zone di cattura che sono sempre obbligatorie, cioè quando vi arriva, dato che voi siete in grosso, vi arriva la zona di cattura come zona FAO, perché voi comprate all'ingrosso come ristorante, no? Questa, grazie, questa zona di cattura viene poi, deve essere tradotta, cioè da voi, per capire di che cosa state parlando, quindi se leggete zona FAO 18, per esempio in Mar Artico, al contrario, qui arriviamo, ecco, alla... dovrei averla messa zona FAO 37, ecco, questa è la zona FAO 37, non so se si capisce qui, aspettate qua, ecco, qui si vede ancora meglio, questa è la zona FAO 37 che comprende, come vedete, l'Italia e poi ci sono le sottozone e le divisioni. Ed è importante perché poi a seconda... Valentina, ti chiedo scusa, sì. Se torni sulla tabella delle sottozone FAO, sì, che non sempre ci sono soltanto le indicazioni della zona, delle zone FAO, ci sono anche le sottozone, certo, che sono le indicazioni della GSA.
Nella zona 2.1 ci sono a nord la GSA 17 e a sud la GSA 18. L'indicazione di queste due GSA indica pesce esclusivamente dell'Adriatico. Esatto, infatti volevo proprio approfittare che la stavi dicendo per andare a prenderla e fargliela vedere a questo punto. Tabella zona FAO 37, eccola, e vedete quello che vi diceva il direttore. Cosa è successo? Si è bloccato un attimo. Comunque si vede quello che diceva, 37.2.1. Non si vede? No, non si vede. Ok. Vediamo cosa è successo. Proviamo intanto a staccare questa. Si è proprio andato per conto suo, bene. Ha mantenuto la presentazione iniziale. Ecco, sì. Allora, vediamo se la prende qui, adesso dovrebbe prenderla, no? Perché? Andiamo avanti sulla presentazione originale, dai. Ok, va bene, la riprenderemo, perché adesso vediamo se me la riprende però, perché... infatti non me la riprende neanche. Aspetta, provo a chiudere. Ha fatto? Ok, vediamo se adesso la... perché secondo me era troppa roba aperta e quindi è andato un po' in panico. Ecco, volevo far vedere che, come diceva il direttore, vedete, queste sono... le zone FAO. Ecco, le zone FAO, proprio, c'è una tabella, quindi per tutte queste cose siete facilitati perché avete chiaramente tutte le istruzioni da parte della normativa. Solo alla fine sono 4-5 tabelle in tutto, però averle lì belle sul posto vi aiuta tantissimo e come diceva giustamente il direttore abbiamo... Questa è zona FAO, l'Adriatico è solo la 37.2.1, più c'è l'indicazione della GSA che indica la zona di pesca, quindi è una divisione un po' diversa da quella FAO, e ci sono le tabelle dove c'è GSA 17 e GSA 18, siete sicuri che è pesce dell'Adriatico, il 17 Adriatico settentrionale, GSA 18 Adriatico meridionale. Comunque è sufficiente l'indicazione della zona FAO dove c'è 37.2.1, sapete che è Adriatico, settentrionale o meridionale. Questa indicazione che dice il direttore non è da poco conto per chi fa questa scelta, perché chi vuole dichiarare che ha il prodotto proprio locale o ha la GSA anche se non è obbligatoria oppure non la può fare. Perché se viene un organo di controllo non basta dire ma c'è la 37.2.1, sono il mare Adriatico, grazie. No, perché può essere Croazia, può essere... Cioè, se io voglio, ripeto, dare un assoluto, avere la certezza, devo chiedere al produttore che ha anche un segno di per voi di maggiore sicurezza. Se il vostro fornitore vi dà questa garanzia della GSA, è un fornitore che lavora... molto bene, perché vuol dire che ha capito come deve fare a valorizzare al massimo il suo pesce, quindi anche per questo va anche aiutato e selezionato. Ecco, tornando alla presentazione, adesso che torno al livello così saltiamo un po', e queste sono, anzi questa ve la faccio vedere, ecco, e prendo, la riapro qua. Questa è quella classica etichetta dove trovate tutte le informazioni, che non è quella che dovete mettere chiaramente nel menu, ma per farvi capire quante sono le informazioni che ci sono di legge. Ecco, eravamo arrivati qui. L'altra questione è la taglia minima di cui abbiamo parlato. Come vedete si misura non solo il pesce, anche i crostacei e anche i molluschi. Come vedete da quello che è la parte insomma più anteriore del pesce fino all'estremo della coda, cioè se è così faccio una linea, anche traccio una linea immaginaria qui per misurarlo correttamente. E poi ci sono diverse specie che hanno, come vedete, diverse misure, adesso giusto per farvi qualche esempio, assolutamente non le guardiamo, sono tutte in queste tabelle. Attenzione che variano anche, ecco questa è quella che mangeremo, mi sa che adesso mangeremo la gallinella. E poi vi invito anche a guardare, se volete le guardiamo anche insieme, poi i banchi del pesce, perché ci sono tutte specie pescate con reti da posta, e quindi se avete piacere vi do qualche trucchetto per riconoscerlo, perché le specie che abbiamo sul mercato sono oltre 1200 specie ittiche oggi in Italia,
E molto spesso si pensa, ah vabbè, però la sogliola è la sogliola. No, la sogliola, ci sono oltre 6 specie di sogliola, perché il genere è solea, e poi c'è la specie, ci sono varie specie di sogliola. Poi la stessa solea, che è la sogliola che vive nel nostro mare, anche nel mare Adriatico, può vivere anche in Oceano Atlantico. Quindi non è che per forza se è sogliola l'origine è del mar Mediterraneo. Quindi io devo sapere queste cose, perché questo mi aiuta poi a capire come fare la scelta che voglio fare. Va bene tutto, non parlo perché fa male. Io tra l'altro vi parlo, io sono un medico veterinario che mi sono specializzata poi nei prodotti ittici, perché mi ha affascinato l'ispezione dei prodotti ittici, quindi da oltre 20 anni mi occupo esclusivamente di prodotti della pesca. Quindi la mia specializzazione è sul riconoscimento di specie, e quello che dico sempre a chi si approccia a questo settore non è che devo diventare bravo a riconoscere 2000 specie ittiche, ma se voi vi appassionate e volete farne quelle, dovete diventare bravi a riconoscere quelle per non prendere fregature, perché ogni specie ha il suo trucchetto per essere riconosciuto facilmente. Chiaramente è importantissima anche la determinazione della freschezza del prodotto, che rientra anche questo nella sostenibilità, perché comunque un pesce, chiamiamolo anche a filiera corta, possiamo intenderlo come scelta sostenibile. Molti si aspettano questa filiera che dicevamo oggi, ma questa è una rarità, oggi ci troviamo sul porto di Cesenatico, siamo attaccati al mercato ittico, ci sono i pescatori che potrebbero venderci il pesce direttamente, se parliamo di piccola pesca, ma questo è eccezionale. Cioè, normalmente anche nelle zone, tra l'altro vicino al mare, capita che il pescatore vende a un grossista, che vende a un grossista, che vende al distributore o al ristoratore. Quindi filiera lunga si intende che ci sono tanti passaggi, non che vada a pescare solo dall'altra parte del mondo, perché a volte viene un po' confuso il concetto. La sostenibilità può rientrare anche in un prodotto che ha una filiera più corta. E perché è sostenibile? Perché praticamente nei passaggi ce n'è uno, si spreca anche meno gasolio magari per portarlo da una parte all'altra, perché se viene pescato dalla piccola pesca anche la barca non supera 12 miglia, quindi comunque spende meno gasolio, o comunque addirittura ci sono certe tecniche che prevedono veramente un scarsissimo consumo, nulla consumo, poi ci sono anche delle tecniche oggi molto più sostenibili. Quindi guardare anche, perché io devo guardare, adesso si sente parlare, ne avrete sentito parlare di emissioni di carbonio, no? I crediti di carbonio, ne avete sentito parlare, no? C'è molto questa cosa. Quanto emette, quante sono le emissioni di carbonio per produrre quel prodotto? E anche nella cucina si comincia a parlare, ho fatto una scelta poco impattante. Quando io parlo di pesce, ad esempio, non devo guardare solo quanto è stato speso in carbonio, se vogliamo chiamarlo così, per portarmelo, ma dalla pesca, cioè la pesca di quel prodotto, quanto è stata impattante? Quanta anidride carbonica è stata emessa per produrre quel prodotto? Dipende dall'imbarcazione, da quanto è andata lontano, da quanto, diciamo, se c'è stata una lavorazione successiva. Cioè io, se voglio la consapevolezza totale di quello che sto scegliendo, devo cominciarmi a porre anche tutte queste domande, perché soprattutto a un ristoratore che si pone come quello che fa scelta sostenibile, ci si aspetta che abbia pensato a queste cose, perché diversamente non è credibile. Quindi voi queste cose le dovete cominciare a ragionare, perché ecco, tanto se ne sta parlando. Tenete Prego. Presente che il concetto di sostenibilità ha 3 sfaccettature. Cioè, la sostenibilità ha il lato economico, il lato ambientale e il lato sociale. Questi sono i 3 caratteri della sostenibilità, cioè qualcosa per essere sostenibile deve essere in un equilibrio tra questi 3 fattori, cioè se qualcosa è sostenibile dal punto di vista ambientale, magari anche dal punto di vista sociale, ma poi rovina la vita ai pescatori o a chi lavora in quel settore, allora non è sostenibile dal punto di vista sociale, e allora anche se manca uno solo di questi paletti, la sostenibilità non c'è. La sostenibilità si ha soltanto quando c'è l'equilibrio tra queste cose. Nel vostro lavoro
benissimo fare una scelta di sostenibilità ambientale, quindi calcolo dello CO2, calcolo di quanto il pescatore impatta sull'ambiente, garantisco la vita del pescatore, certamente remunerandolo a sufficienza, ma se poi il costo diventa eccessivo, dal vostro lato uno dei paletti della sostenibilità viene meno. Quindi mantenere l'equilibrio tra queste tre voci è essenziale. Cioè il prodotto deve essere sostenibile da un punto di vista ambientale, deve garantire a chi svolge l'attività professionale della pesca di mantenere un livello di vita dignitoso, ecco il livello di sostenibilità sociale, ma deve anche essere economicamente sostenibile, perché se da un lato i costi sono eccessivi, ad esempio per il pescatore diventa antieconomico andare a pescare perché il prodotto dovrebbe essere venduto ad un prezzo eccessivo rispetto a quello che il mercato è in grado di sostenere, ecco che questa cosa non funziona. Questa cosa non funziona e bisogna trovare un modo perché le tre voci della sostenibilità rimangano in equilibrio, quindi prezzo giusto, vita dignitosa, sostenibilità ambientale. Assolutamente, quello che sta dicendo il direttore è veramente importante, perché diversamente non si sta in piedi, perché bellissimi tutti i discorsi, però se non c'è poi anche la sostenibilità economica, oppure non ci preoccupiamo di come vive il pescatore, non va bene. Qui ho di nuovo aperto troppe immagini e quindi si è di nuovo bloccato. Allora, tra l'altro, proprio in questo progetto, adesso no, non volevo farvi vedere infatti questo, è che schiaccio per sbloccare, quindi mi compare qualsiasi cosa. Allora, vediamo un po'. Ecco, ma mi sa che devo fare qualcosa. Okay. Forse, ecco, adesso dovrei averla sbloccata. Ecco. Olè. Ecco qua. Allora, per esempio, oggi abbiamo, adesso cosa abbiamo? Abbiamo il cefalo e poi avremo la gallinella. E, ecco, un po' di pesci di piccola pesca. Voi che state studiando adesso in questa zona, quali specie vi immaginate siano tipiche pescate qui in quest'area? Qualche specie, così? Lo sgombro, sì, lo sgombro si pesca in area, sì. Il cefalo, d'altra parte sì, è il protagonista del primo piatto che assaggerete, quindi abbiamo scelto apposta. La gallinella che ho detto prima, no? Merluzzo, bravo, sì. La triglia, esatto, la triglia. Considerate la triglia, abbiamo nel nostro mare in particolare qui la triglia di fango e la triglia di scoglio. Quindi anche lì bisogna capire un attimino quali specie circolano sul mercato per fare una corretta identificazione delle specie. Infatti qui vi ho portato, poi ci saranno come protagonisti ancora di questi incontri, ecco, qui si è aperto, fortunatamente si è aperta subito anche, che cos'è questo? La sogliola. Questo? Ecco, no, questo ve lo dico apposta, perché vi dico, per non prendere fregature, perché praticamente ve l'ho cioè chiaramente l'ho fatto adesso apposta, e considerate che quando ho iniziato io, anch'io come il vostro chef un bel po' di anni fa, tanti, e non avrei saputo distinguere una dall'altra, cioè a parte già una sogliola dall'altra già non è semplice, ma neanche tra specie di pesci piatti. Quindi quelle che vi ho fatto vedere sono tutte sogliole di specie differenti. Perché? Perché considerate che vi faccio vedere questo elenco, che è uno di quelli dei tanti che vi dicevo poi dovreste avere con voi per fare una scelta giusta. Allora, qui abbiamo questo elenco.
Ecco, come vi dicevo, non spaventatevi, ci sono qui le famose oltre 1200 specie ittiche. Se noi andiamo a vedere, no, che cerchiamo la sogliola, ecco, andiamo a vedere quante sogliole troviamo. Cioè, una, due, cos'è? Sogliola atlantica, sogliola uccellata, sogliola fasciata. Ah, l'ha già vista. Va bene, loro sono avanti con la tecnologia, quindi questo effetto l'ha rovinato. Ha detto subito, sono 22. 22 sono tante, eh? Ci sono 22 specie in commercio diverse, cioè parliamo di pesci diversi, della stessa famiglia, ma specie diverse, di sogliola, che oggi sono commercializzate sul mercato italiano. Quindi non è semplice dire desidero una sogliola, cioè sogliola mi devo, non lo devo specificare nel menù nel vostro caso, ma devo sapere cosa ho comprato, perché per sogliola potrei comprare un sacco di cose differenti. E la sogliola tipica del nostro mare, quella più pregiata, diciamo così, perché è più pregiata? Non perché ha un valore nutrizionale maggiore, un valore sensoriale maggiore, perché tutti cercano quella, la soglia solea, la sogliola che è ritenuta... Nel pesce è un po' particolare il discorso, cioè perché il pregio dipende molto dalla moda anche di acquistare quel prodotto. È un prodotto buono, però è anche che lo vogliono tutti, quindi costa di più. Poi se se ne pesca di meno costa ancora di più, poi se è Natale costa ancora di più. Quindi ci sono questi fattori che incidono. Quindi quello che mi interessava farvi capire facendovi vedere questo è che non è semplice, anche su cose che sembrano banali, perché io immagino però nella vostra intimità, fatevi voi l'esame su cosa avreste risposto, fino a questo momento faccio la sogliola, sono a posto così, prendo la sogliola, sono tranquillo che è la sogliola, capito? Perché è così. Poi tra l'altro... Quello che cambia molto spesso è solo il nome latino, perché in italiano molte, la normativa consente di chiamarle sogliola. Quindi anche se sono specie diverse, se voi non siete attenti nell'acquisto, vedete solo il nome italiano e pensate che è quella. Invece, ripeto, dovete guardare anche il nome in latino. Per la sogliola è un classico, se ti piace cucinare sogliola. Perché il nome commerciale raggruppa spesso più specie all'interno di un unico contenitore. Esatto, esatto. E qui, se andiamo nella famiglia, infatti per farvi un esempio pratico, dei solei, e poi facciamo subito l'esame, perché non sapevo se sapevate che dovete fare un esame finale, quale il professore non gliel'ha detto. Saranno preparatissimi. State attenti perché riguarda questo che sto spiegando adesso. Allora, qui non ci sono tutte le 22 che abbiamo fatto vedere, perché è un programma che non ho il tempo di aggiornare più che altro, però ci sono quelle principali che arrivano. Abbiamo un po', vedete, qui siamo la famiglia, per dire il genere, no? E cambia il genere, in questo caso anche la specie, ve ne faccio vedere un po' di quelle che arrivano sul nostro mercato. Alcune sono più riconoscibili, altre meno, come quelle che vi ho mostrato prima. Ecco. E andiamo qui, beh, ce ne ho già viste abbastanza. Qualcuno che è stato un po' più furbo a guardare subito cosa c'era scritto sotto. Qual è la nostra? Ma è a quiz o avete un'idea? Chi ha detto quella sopra? Alzate la mano, però c'è onestà, vedi, ad indovinare, va bene. Quindi non ad indovinare, infatti non è una cosa semplice, non sto dicendo quello assolutamente, però... Sono praticamente uguali, ci tenevo a farvele vedere da qui perché effettivamente sembrano uguali. Sono identiche nel loro, perché effettivamente sono sorelle, cioè nel senso stessa famiglia, specie differenti. Arrivano tutte e due fresche, perché sia una che l'altra, che arriva normalmente sia di pesca dall'Africa, in particolare dal Senegal, sia di allevamento, perché viene anche allevata, in particolare sostanzialmente dalla Spagna o altro,
E abbiamo sia la Senegalensis che la Solea solea, quindi giusta è quella sotto, che è la nostra specie, che però può vivere anche in mar e in Oceano Atlantico. Infatti normalmente noi cosa preferiamo? La sogliolona, perché in Oceano Atlantico tendenzialmente arrivano più grandi dall'Oceano Atlantico, crescono di più. Poi le peschiamo anche noi un po' più grandi, però diciamo che la nostra taglia di solito è un po' più piccola, eh? E il nostro occhio preferisce quella più grande, quindi a volte lasciamo, tornando alla piccola pesca, quella pescata dai nostri per prendere quella che fa più effetto. Questa è un'altra cosa che ci tenevo a dire. Ma come le riconosciamo? Le riconosciamo perché in effetti hanno un particolare, le sogliole, il particolare da visualizzare è questo. Esatto, ormai il direttore è questo formale. È qui tutto nella pinna pettorale, questa è la pinna pettorale e sostanzialmente nella parte posteriore della pinna pettorale, in questo caso, una macchia nera che è sempre quella, cioè non è equivocabile. Mi verrà lo scegli lingue, adesso ve la mostro da qui. Ecco, qui per esempio, se si è aperto, vediamo delle sogliole. Adesso qui voi siete preparatissimi. E questo è il test, e vedete che c'è in vendita della sogliola. No, guardate la sogliola, c'è anche scritto, ecco, ve la faccio vedere bene. Cosa direste qui? Vi sembra? Queste vi sembrano diverse da quello che ho fatto vedere prima? Vi sembra che è quella sopra, quella che dicevo del Senegal? Vabbè, dentro, voi decidete internamente di che cosa pensate di questa sogliola. Adesso ve la mostro così, tra l'altro guardate com'è fresca, perché anche questo è un dato, adesso qui ho esagerato, guardate com'è fresca. Cioè, i pesci piatti devono avere tanto muco, è un segno positivo, e questo muco deve essere chiaramente, che è una loro difesa, deve essere trasparente in odore, in colore, e più ce n'è meglio è. Infatti quando la sciacquano tanto, ma per farla sempre un po' ravvivare, tolgono questo muco e alla fine vedete che si secca, cioè trovate molto la coda in particolare secca, eccetera. Comunque ecco, il muco è un segno sicuramente di freschezza nei pesci piatti. Qui cosa vi sembra? Adesso la vedete più grande, al di là che freschissima. A me sembra italiana. Sembra italiana. Quella africana nel Senegal lì aveva della pinna. No, allora, tranquillizzo che sono identiche, come poi ritorniamo a quell'immagine lì. Adesso vi faccio vedere proprio la particolarità. Guardate la pinna. La coda non è segno distintivo. La pinna, cosa ho detto? La pinna, guardate com'è fatta questa pinna, alterna un raggio chiaro, un raggio scuro, è inequivocabile, cioè, non devo dire più questa parola perché non mi viene oggi, è così oggettivamente, vi rendete conto che è così la pinna, è chiaro che è così? Beh, andiamo a vedere quella della sogliola, allora guardate se assomiglia di più a questa o a questa, quella pinna. Quella sopra, che avevo detto che era Senegalensis, se la conferma deriva dal fatto che se io adesso vi apro le due pinne, ecco, così che le guardiamo bene, olè, prendiamo questa e poi c'è quell'altra, ok, no, qui, ecco, vedete, questa ha proprio la macchia nera che è totale, cioè non c'è un raggio chiaro, un raggio scuro, no? L'altra, che se l'apriamo è come nella foto che vi ho mostrato prima, alterna un raggio chiaro e un raggio scuro, ossia è come, come era qui, eccola, come qui, vedete? Ok? È chiaro che non è, una volta che voi l'avete vista, non potete più sbagliarvi, se volete poi a banco ci sono le sogliole, e potete fare questa verifica. Cioè la pinna è assolutamente con una macchia nera completa in fondo. Questo è il segno distintivo della sogliola che vive anche nel nostro mare. Attenzione che c'è anche quella di origine atlantica. Cioè non è che esclusivamente
la specie è quella, l'origine può essere anche diversa, ok? Ma tutto questo discorso è stato fatto per dirvi che comunque guardare una denominazione non significa avere capito né di che specie si tratta e né l'origine. Quindi dovete, se vi interesserà domani fare pesce, andare un po' più in approfondimento su queste questioni, no direttore? Giusto? Direi di sì, cioè è importante riconoscere il pescato per capire, anche per chi deve gestire un ristorante o mandarne avanti la cucina, se quello che offrite è effettivamente un prodotto locale oppure no. Cioè anche per non ingannare il cliente oltre a non ingannare voi stessi. Esatto. E considerate che un altro obbligo è per esempio il metodo di produzione. In questo caso la soia, che abbiamo capito tutti ormai che è la soia senegalensis, è di allevamento, non era neanche di pesca. Quindi fondamentalmente anche quello ci aiuta sostanzialmente a capire di che cosa stiamo parlando, a verificare, perché oggi ad esempio il prodotto di pesca è venduto più caro nella normalità, non sempre, ci sono per esempio delle assurdità, tipo pensate che la conoscete tutti, la vongolo lupino, il nostro lupino, la vongolina tipica del nostro mare Adriatico, è solo di pesca, non viene allevata, costa 3 volte meno nella normalità della vongola verace d'allevamento. Quello è un caso particolare, un po' strano. Beh, sta a noi andare a valorizzare questi prodotti, perché effettivamente è assurdo che venga svenduto un prodotto così particolare, ma anche così buono, perché la nostra vongola, il lupino, è molto gustoso. Cioè, non voglio togliere niente alla vongola verace, dove l'Italia tra l'altro ormai è diventato il primo produttore a livello europeo, il primo. E l'Emilia-Romagna è la prima regione. L'Emilia-Romagna ha il 50% della produzione nazionale, ha superato da alcuni anni il Veneto, che prima aveva il primato. Attualmente il Veneto è attorno al 30% perché hanno avuto un po' di problemini sulla gestione del prodotto con alcune morie. E quindi adesso soprattutto la zona della Sacca di Goro e delle dighe foranee di Porto Garibaldi, quindi Comacchio, producono in uno, chiamato, passatemi il termine, sputino di acqua, un quantitativo immane. di vongole. Tenete presente che noi siamo i primi produttori in Europa e i secondi al mondo dopo la Cina. Quindi immaginate il quantitativo di vongola verace che produciamo, tenendo poi presente che la vongola verace che produciamo da noi, ma anche in Veneto, non è più quella famosa nostrana, la decussatus, ma è una vongola filippina, noi produciamo più vongole di quelle delle Filippine. Sì. I casi della vita e dell'allevamento. Sì, in questo caso un'integrazione fortunata negli anni, praticamente fino agli anni 70, inizio anni 80, è stata introdotta e ha avuto molta fortuna, perché rispetto alla stessa specie, perché anche lì siamo tapes, genere quello, cambia la specie, decussatus, semidecussatus, proprio quasi nulla, però una era più sensibile, cioè la nostra tipica, si dice autoctona, più sensibile a salinità, si riproduceva con più difficoltà, eccetera. L'altra invece fortissima, e quella chiaramente non ha sopraffatto, come spesso si dice, ma ha proprio vinto, nel senso che naturalmente era predisposta e ha fatto anche la fortuna del nostro paese. Perché avendo trovato un ambiente più favorevole di quello oriundo, praticamente ha potuto riprodursi di più della nostra e senza soppiantarla del tutto essere preponderante. Sì. Sì, ma ecco, anche è un po' come hanno fatto i cinghiali. Sì. nell'altro campo. No, ecco, anche conoscere queste cose è importante come origine. Poi dopo c'è anche chi dice: ah, ma io prendo solo la specie autoctona. Allora, secondo me anche lì ci deve essere un senso, perché questa a tutti gli effetti è diventata una specie che ormai è una specie nostra, cioè sostanzialmente ha trovato il suo habitat ideale. Anche parlando e tornando alla sostenibilità economica di questo paese, di tante famiglie, della nostra economia ittica, eccetera, sta servendo, quindi a tutti gli effetti è un prodotto che si deve valorizzare. Deve crescere, deve migliorare la valorizzazione della vongola di pesca, che oggi è sottovalutata, come della cozza.
Anche questa regione è una regione importante per questo mollusco, che sapete è prevalentemente allevato, perché vicino abbiamo Ravenna e poi nelle Marche abbiamo Portonovo, dove sono forse le poche località dove c'è ancora la cozza, viene presa ancora cozza selvaggia, no? La supercozza di Ravenna e il mosciolo di Portonovo, ma normalmente la cozza viene da allevamento, è un ottimo prodotto. Oggi non viene venduto, secondo me, al prezzo che dovrebbe essere proposto, e oggi noi siamo i secondi produttori a livello europeo di cozza. Quindi comunque l'allevamento, come dicevo prima, ci dà la possibilità, tra l'altro, di avere sempre un prodotto, di poterci approvvigionare costantemente. Adesso sulla cozza noi abbiamo lì una stagionalità, mentre la vongola non c'è nella cozza, c'è una stagionalità che parte adesso e va avanti finché fa più o meno caldo. Cioè, quindi sulla cozza siamo già partiti. Fino a ottobre. Fino a ottobre ce la facciamo. Però ecco, lì va conosciuto anche quello, perché se uno dice ho la cozza nostrana a dicembre, suona un po' strano. È un must a Natale, però sono sì. Cozze piccole, così sono tutto guscio. Sì. Ecco, quindi attenzione a queste cose, perché anche lì sulle poche, diciamo, specie dove c'è una stagionalità, cioè dobbiamo saperlo, anche il pesce spada, per dire, sicuramente il pesce spada a dicembre, nostrano, c'è molto poco. Può capitare una pesca occasionale, però ecco, non... E poi anche, attenzione, parlando di sostenibilità, andiamo anche a affrontare il tema, sicuramente anche il tonno, per dire il tonno rosso, così come il pesce spada, sono specie che, o i datteri di mare, bisogna conoscere le specie che hanno una pesca limitata, come appunto il tonno rosso, il pesce spada adesso, ma anche quelle vietate. Perché oggi che il dattero sia vietato, è da anni che è vietato, non dobbiamo più stupirci di questo. Così come è vietato il bianchetto. Voi sapete cos'è il bianchetto? Cos'è il bianchetto? No, il bianchetto è il novellame, novellame di pesce azzurro, prevalentemente di alici. Questo, volevi dire aprire la foto, no? Sì, questo però è pesce ghiaccio. Sì, vabbè, grazie direttore, doveva essere un test questo. Questa volta ho rovinato tutto il direttore, va bene. No, giustamente, era... Sì, prego. Sì. Diciamo possono ricordare come si dice nelle particolarità anche di pesci ghiacci, così no ma si sta scherzando, no, assolutamente. No, ma è bene, perché oggi nella ristorazione tutti hanno l'antipasto di bianchetto, che è vietato da... Ma penso oltre 10 anni che è vietato, cioè veramente 14 anni che è vietata la pesca di bianchetto. No, il pesce ghiaccio è subentrato al bianchetto come succedaneo naturale, sostanzialmente, perché non mette a rischio la specie che era l'acciughina, l'alice, che è il vero novellame, cioè il bianchetto vero è il novellame di alici. Chiaramente, allora, questo è un prodotto che ha costo relativamente inferiore anche rispetto al bianchetto, per quando ancora si poteva vendere, ed è un ottimo prodotto per farci le frittelline, gli antipastini, un tortino. Basta chiamarlo col suo nome. Poi vi do la ricetta. Ricordatevi, da origini calabresi, il direttore, dove il bianchetto era, diciamo... È assolutamente vietatissimo, ma si trova, Si pescava, parlo al passato in realtà. Però, ecco, ricordatevi che per bianchetto si intende novellame. Poi la normativa ha specificato di sardina, però è novellame, è per quello che è stato vietato. Per evitare che poi non ci fosse più la risorsa, ok? Per il resto valgono le taglie minime. Poi ci sono delle specie, come diceva il direttore, del pesce ghiaccio, che è quello che volevo chiedervi, che poi arriva così in pani congelati, forse qui si vede meglio, dalla Cina, che è un pesce che è adulto, cioè da adulto arriva a 10-11 centimetri e poi sostanzialmente
va a, niente, va a essere scongelato, è di acqua dolce tra l'altro, sì. E può essere, diciamo, se uno la vende per quello che è, poi può essere per, dato, cioè non c'è nessun problema, basta che non si venda per bianchetto, che tra l'altro è vietato. Quindi cerchiamo di tenere molto presenti le specie anche che sono vietate. Ecco, e altre cose che mi interessavano, non è il tema, quindi quello vi è comparsa la questione della, sulla questione della sostenibilità. Io direi che altre cose possono essere curiose che ho visto e anche proprio qua anche in regione è l'attenzione magari al materiale utilizzato dal pescatore per l'attrezzo da pesca, perché oggi si sta cercando di andare su materiali innovativi e biodegradabili, compatibili, quindi sostituire le reti sostanzialmente che sono fatte adesso con materiali che derivano dalla plastica con materiali nuovi, utili a, se la rete, come può capitare, si imbriglia e resta sul fondo, a decomporsi naturalmente. Materiali quindi nuovi o certe volte materiali vecchi, ah, esatto. Ad esempio le reti canapa, di canapa, che sono qui in era sperimentazione, sì, esatto. Sì, sì. Cioè ritornare all'antico per essere più ecocompatibili. Esatto, quindi anche su quello, vedete, c'è la scelta di dire ecco io prendo da quel pescatore perché mi ha spiegato che pesca con questo tipo di attrezzatura. E sempre qui in Emilia Romagna ho sentito un altro bellissimo progetto che appunto utilizzavano delle reti sempre particolari che impedivano l'ingresso sia dei delfini sia insomma di specie che non volevano, quindi si stanno progettando. Sì, ci sono diversi progetti che mirano, cioè, al di là di questo, alla riduzione del bycatching, cioè il fenomeno di intrappolare specie che non vogliamo danneggiare, come i delfini o come, come le caretta che hanno anche loro un rischio di finire nelle reti. Ma come altri esempi di queste sperimentazioni riguardano proprio le cozze, perché si sta puntando a sostituire le reti, le calze che sono, sono di materiale plastico, sono di nylon, cioè non sono le calze di nylon che mettono le ragazze, ci mancherebbe altro, però sono fatte dello stesso materiale, fondamentalmente sono particolarmente impattanti se non smaltite adeguatamente, e quindi sostituirli con dei materiali che possono biodegradarsi nel tempo, mantenendo comunque la possibilità di raccogliere il prodotto senza che esso possa essere disperso in mare, è una cosa fondamentale per lo sviluppo futuro della mitilicoltura. E un'altra cosa, prima di lasciare la parola allo chef, il progetto Adri Smart Fish, ho visto che ha molto valorizzato, detto bene, dato che oggi funziona così anche nel ristorante, c'è stata questa evoluzione del delivery, quindi comunque portare, e anche nel progetto si è cercato di andare su prodotti, perché nel delivery cosa devi fare? Devi portare il prodotto a casa delle persone, e anche la scelta del materiale, no? Utile a portare questo prodotto non è di secondo piano, perché se io faccio tutto il sostenibile e poi lo metto in un pacco di plastica o metto una confezione con 80, io l'ho vista, che vengono tutti carini ma con 50 pacchetti che quando ho finito di toglierli è più quello che devo buttare che altro, non è che sono tanto stato sostenibile. Quindi devo ragionare anche relativamente a questo tipo di fattori che non sono di secondo piano, cioè al di là poi del rispetto della normativa, di usare materiali che possono essere a contatto con gli alimenti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, fondamentalmente ci sono anche questi aspetti che siete tenuti a guardare. Quindi dicevamo prima delle specie, poi adesso dovrebbe anche raggiungerci un pescatore, poi chiamiamo Nevio, che ci facciamo raggiungere qui sul parco, Andrea, gli dici di fare un salto, che racconta due cose sulla pesca proprio qui sul territorio. Comunque le specie, sicuramente quelle che avete citato prima, sono le protagoniste qui sul territorio, dove diceva il vostro professore, sono quelle classiche che poi avete visto, sul diamo un gelato non commestibile. C'è il mio, no, no, sai, però tu stai. No, Nevio, volevamo sentire un attimino, prima di lasciare allo chef, un po' piacere,
Due parole, Nevio ha pescato per 40 io non volevo rilevare l'età, 44 anni. Buongiorno. Buongiorno, voglio sapere sulla piccola pesca, qui quali sono le specie, parlando di Adriatico, più tipiche? C'erano i ragazzi qua, ci sono loro. Io intanto te le cerco. Però sì, i ragazzi che sono lì e anche quelli che avevamo di qua, però la piccola pesca cosa si prende? Cefali, sogliole, canocchie, adesso fanno anche qualche rombetto, i cogulli per la seppia, le lumachine, e questo è il pesce, diciamo. Qualche triglia a settembre che si imbrocca, dico bene, non tante le triglie, però questo è il pesce della piccola pesca, che si fanno con questi barchini che voi potete trovare nella nostra darsena, qui a Cesenatico, quindi con le reti da posta. La pesca molto... Sì, quella che avete visto con le reti così. Sì, adesso si stanno anche... I ragazzi, ho visto ad esempio la canocchia, la cicala, o le panocchie, canocchie o cicale, l'hanno introdotta negli ultimi anni, perché era una pesca che non si faceva prima. Hanno fatto le trappole apposta per le cicale, quindi poi c'hanno le reti. Tenete presente che con le reti vanno a calare anche, qualcuno va a calare anche al largo, vanno a prendere le razze. C'è qualche barca che fa questo, a Bell'Aria mi sembra che ce ne sia una. Però noi abbiamo allestito qualche banco qui, 5 banchi, e lì potete vedere quelle che sono, quelle che potete vedere un po' le specie che abbiamo qui nel nostro mare. Ecco, e quanti sono i pescatori qua che sono rimasti ad occuparsi della piccola pesca? Dunque, a Cesenatico abbiamo una decina di barche, una decina. Quando escono e quando rientrano, per far capire a loro un po' come funziona. Questi lavorano solo col mare quando, diciamo, il mare è calmo, quindi guardano sempre il giorno prima cosa sta succedendo, quindi vanno a calare le reti, diciamo, al tramonto, quando il sole va giù, e le vanno a recuperare alla mattina, all'alba. Poi stanno lì, perché c'è un lavoro non da poco, devono sbroccare, capito? Perché il pesce non è facile. Sì, non sai che resta capacità. E in un attimo lo tiri perché lo rovini, perché poi se il pesce è rovinato dura di meno e costa, cioè lo vendi a meno. Quindi... Ecco, il pesce meno sta nell'acqua, soprattutto nelle reti, e più buono è. Questo è fondamentale. Meno ore sta ed è più buono. Perché poi quando si va impigliare, lui dopo non respira più, rimane stressato, rimane fermo. Ma questo in tutto il pesce, anche nelle barche a strascico, più piccola la barca è più buono il pesce. Cioè, quindi più è piccola l'attrezzatura, più buono il pesce. Meno sono le calate, meno durano, le calate di un'ora e mezza, due ore, il pesce è più buono rispetto di una calata di tre ore. Voi capite che una barca che trae un motore di 600-700 cavalli ha una certa forza, una barca che ne trae un motore di 200 cavalli ha meno forza, quindi quel pesce lì è già più buono. Dopodiché è anche più buono se il pesce tutti i giorni viene sbarcato nel mercato. Noi qui abbiamo una marineria molto brava, il pesce si prende, viene viscerato, viene messo nel ghiaccio e tutti i giorni va nel mercato, quindi non ci sta 36-40 ore in mare, capito? Sì, anche poi questo. Si stanca, come tutte le cose quando diventano vecchie. No, non sono d'accordo, lui lo sa che su questo non sono assolutamente d'accordo, ve lo dice apposta. No, quindi, la vecchiaia ti può mantenere il cervello, in questo caso buono, però fisicamente... È come una, cioè, più si va avanti, e anche nella natura è questa, il pesce è così. E sul pesce sono d'accordo, per esempio sulla piccola pesca in particolare, come dice effettivamente anche questa velocità nell'andarlo a riprendere,
porta ad un prodotto che è di una qualità maggiore, perché fondamentalmente più tutto lo rovini meno se sei bravo e il pescatore è motivato perché lo venda di più se lo rovina di meno. Quindi c'è questo, c'è una tempistica che è comunque inferiore e quindi il pesce effettivamente, come dicevo, è molto importante. Voi lo sapete, avrete visto anche in altri campi tipo il suino, se io lo macello e lo stresso i salami non li faccio più, perché comunque c'è tutto un procedimento tecnologico che salta con la produzione di più acido lattico, eccetera, eccetera. E lo stesso, come diceva Remio, comunque sul pesce, se il pesce muore stressato, avrà comunque delle caratteristiche diverse, però dura anche meno, perché un pesce che è tutto rovinato ha tanti punti di accesso anche a microrganismi che a me non fanno male il consumatore, ma mi fanno durare molto meno il prodotto. Quindi questo anche è importante da sapere. Cioè, c'è una cosa fondamentale, che qui a Cesenatico... Cioè, le marinerie, ragazzi, sono un po', cioè trovi quello che trovi, però noi diciamo che a Cesenatico rispetto al resto dell'Italia siamo meno peggiori, non dico migliori, meno peggiori, nel senso che siamo riusciti negli anni a fare, qui è stato introdotto il fermo pesca, 25-30 anni fa non c'era, qui abbiamo dotato... E dopo il fermo pesca c'erano le 72 ore continuative, 3 giorni continuativi in mare, quindi sì, il pesce che si prendeva da... Qui abbiamo dato i 4 giorni diluiti in 15 giorni per giorno, quindi ogni giorno più, non più di 15 ore, si parte, si ritira, quindi anche il prodotto, cioè, soprattutto d'estate quando è, caldo, sì, quando è caldo, prima arriva inghiacciato, eviscerato nei mercati e quindi nelle case, sì, sì, è più buono, certo. Pesce di giornata è il pesce più buono, è il pesce poi giovane, il pesce giovane è più buono di quello vecchio. Sì, sul pesce sono d'accordo. Ma anche su tutte le altre cose. Non torniamo sull'argomento. Allora direi che Nevio hai dato... È finito? Perché io preferisco ridare il microfono al direttore. No. Grazie Nevio. Grazie Nevio. Lo salutiamo con un applauso, dai, perché... Grazie. E allora, sarebbe interessante sapere che cosa ne pensa su qualche metodo recente di frollatura del pesce. No, prima... esatto, lì si apre un capitolo, magari lo chiediamo domani che c'è la professoressa Serratore, chiediamo con lei sull'argomento. E io direi che è arrivato il momento dello chef. Noi restiamo qua perché continuiamo a interferire, perché poi so che lo chef ama le interferenze, facciamo gli elementi di disturbo. Di disturbo. Allora, come dicevo all'inizio, che poi insomma sono molto contenta che oggi c'è la regione Voluto Leoni, perché è proprio, si è formato in questa regione della Romagna e ti faccio, ti presento, ti presenti poi da solo, no, come vai, storia, vai, come percorso. Nasce qui allo IAL di Cervia, in particolare, qui in Cervia Cesenatico, comunque la stessa scuola, matura no, non matura, diciamo che il padre per farlo maturare lo manda al Trigabolo, non so se avete mai sentito parlare del Trigabolo, ad Argenta, quindi stiamo parlando sempre della stessa regione, ristorante che arriva a prendere 3 stelle. E all'interno c'è Igles Corelli, c'è Barbieri, ci sono tutta una serie di personaggi che diventeranno, comunque avranno dei percorsi molto importanti nella loro vita professionale. E Marcello sta lì circa 10 anni, dopodiché cominciano a batterselo vari cuochi nazionali e internazionali, finisce da Vissani, Vissani circa 8 anni, dopodiché decide di aprire il suo primo ristorante. Quindi comunque non subito, come dicevo, fa un'esperienza di circa 15-16 anni, anche abbondanti, quasi 20, presso, dove però per Vissani era già capo chef, quindi non quando è passato poi nel suo ristorante. Apre il ristorante a Trebodireno, il Sole, e prende la prima stella al secondo anno di apertura. Primo? Vabbè, no, così, diciamo un po' precisi. Era l'inizio del secondo, ecco, fine l'ho del detto, primo. Mi stavo a presentare da solo, ci provo. Al primo anno, e da lì poi parte il percorso. Oggi si può permettere, dopo 45 anni, iniziato a 14 no, anni. Che 45? Dopo a 14 anni, a 14 è iniziato a lavorare. Ne ho 54, quasi. Ecco.
E sostanzialmente oggi fa consulenza, ma diciamo che c'è un percorso, ecco, di questo tipo. Voi chiaramente adesso fate tutte le domande che volete, o adesso in questo momento lui presenterà... Io volevo dire una cosa io e i ragazzi. Sì, no, posso dire solo il piatto, poi sto zitta, poi ti interferisco quando so che ti do più fastidio. E farà il cefalo planciato in salsa verde? Bravissimo. Grazie. Brava, te pedire. Ecco. Bene. Allora, prego. Ciao, buongiorno ragazzi, poi ci siamo visti anche prima, vabbè, mi chiamo Marcello. Prima di tutto io sono nato in Romagna e mi sento proprio romagnolo, non mi sento neanche emiliano romagnolo, possibilmente grande direttore, possibilmente che cosa succede? Che credo, e tra l'altro alcune cose che hanno detto persone che hanno studiato molto più di me stanno andando sullo stesso versante, che spesso e volentieri c'è uno sbaglio nella maniera di pensare di un ragazzo, cioè, e non voglio fargli un torto al dire questo, però è più che altro una piccola considerazione. Non dobbiamo mai pensare che quelli che sono passati prima di noi fossero meno furbi di noi. Questo lo dico perché si sta tornando sempre di più a un'identità di un territorio che chi è passato prima di noi ed è invecchiato qua prima di noi, alla fine aveva capito che cosa era meglio. Io lo so che il percorso è quello, si nasce giovani e si muore che si è vecchi, quando si è fortunati. Però ci sono due cose che ci possono dare un vantaggio finché si è giovani. Avere esperienze e maturare insieme a persone che questo percorso l'hanno già fatto, possibilmente che abbiano grandi competenze da passarvi, e una delle altre cose secondo me che è molto forte è l'identità territoriale, cioè i prodotti che si pescano qui bisogna cercare la massima espressione che si possa dare, ed essere diversi dagli altri è un vantaggio. Perché in un mercato dove tutto tende ad omologarsi, anche se poi adesso, no, si ridice sempre tutto il contrario di tutto per provare a tenersi la verità in tasca, però in un mercato dove voi, non so, guardate una fotografia di un piatto e non riuscite più a capire da che parte d'Europa arriva, diversificarsi, essere differenti, che è l'identità del nostro territorio, diventa un vantaggio, diventa il motivo per cui vado lì e non vado da un'altra parte. Adesso, io ho sempre fatto il cuoco nella vita, quindi non penso di essere particolarmente intelligente. Ho cucinato le cannocchie, tutto quello che mi capitava, fagiani. Però che cosa posso dire? Che questo è un mestiere che può dare grandissime soddisfazioni. Vi può mettere veramente in contatto con tutte le persone del mondo in una maniera praticamente inaspettata. È veramente come si può arrivare ad avere un atelier dove... si incontra tutti. Io 3 mesi fa stavo parlando così con un vecchio proprietario del Trigabolo, con Giacinto Rossetti, e mi dice: Marcello, ti rendi conto che ad Argenta, adesso non so se sapete dov'è Argenta, però è una roba triste, cioè, no? Cioè, no? Giacinto adesso dice: non ci si va neanche da morti ormai, cioè proprio siamo a dei livelli assurdi. Dice: è passato più volte Andy Warhol da New York, che prendeva l'aereo, e Andy Warhol lo sapete chi è? Porca troia. È perché sono troppo vecchio. Sarebbe come dire, aspetta. Beh, puoi dire il Papa, perché comunque... Vabbè, ma il Papa morto, quello se ne fa un altro, Andy Warhol è uno. Sì, vabbè, però comunque era un posto dove passavano artisti, cioè, personaggi, sono passati gli artisti più importanti e più influenti nella storia contemporanea, cioè dal Novecento ad arrivare, no? Sono passati da Argenta, che voglio dire, neanche sulle cartine geografiche c'era scritto, cioè proprio un posto così. Tutto questo perché quello che si faceva ad Argenta si faceva solo lì. Ora, tecnicamente potrei dire, io effettivamente adesso, come ha detto Valentina, faccio solo consulenze,
Dopo aver lavorato per 39 anni, non dico 7 su 7, ma... Sì, 7 su 7, sì, ve lo dico ma, io. E poi una delle cose che dovete avere dentro è l'ambizione di arrivare a essere delle eccellenze. Perché se siete, se sarete delle eccellenze, arriverete poi al punto che non dovete più dimostrare. È scritto sui libri. Poi i libri vanno letti, perché se non sapete neanche chi è Andy Warhol, professore, qui... Due meno, uno dietro l'altro, tu. No, vi dico questo perché nella cucina sono tante le forme d'arte che si stanno riassumendo nell'espressione coreografica che voi andate a mettere nel piatto. Quindi voi vi scoprirete a mano che entrate sempre di più in questo mestiere e poi più siete ambiziosi, più volete elevare la raffinatezza del prodotto che fate, quindi di conseguenza i riconoscimenti, l'estetica, la maniera ad avere un impatto, come fare a trasmetterlo nella maniera più corretta, tutto diventa influente. Ma tutte queste sono espressioni culturali alle quali il vantaggio della vostra netta identità è un plus. Questo è quello che secondo me dovrebbero dirvi tutte le mattine quando vi svegliate. Ricordate che potete diventare fortissimi, se lo volete però, perché se non vi interessa, difficilmente arriverete a fare quello che vi soddisfa, perché la prima cosa è: che cosa mi rende soddisfatto? Quando è che sono contento del mio operato? Qual è il livello di perfezione di esecuzione, la giusta tecnica, la giusta temperatura della cottura? A che temperatura deve arrivare il piatto all'interno della sala? Considerate tutte queste sciocchezze qua, negli ultimi 15 anni sono cambiate, cioè i piatti dalla cucina alla sala negli ultimi 15 anni hanno perso almeno 10-20 gradi, cioè la gente si sta abituando a mangiare prodotti sempre meno caldi. Guardate che sono tutte attenzioni che dovrete avere nel momento in cui andrete a cercare un'esecuzione che, guardate, diventa quasi irrilevante, tra virgolette, che cosa pensa il cliente. Certo, se uno ha fatto una porcheria, fa una porcheria. Però se tu sai di aver fatto un buon lavoro, difficilmente un cliente che non è soddisfatto vi toglierà la soddisfazione di aver fatto quella cosa fatta bene. E quello rimane a voi. Detto questo, voi parlate di pesci, io adesso vi faccio questo cappelletto. Raccontalo come lo fai, perché io non lo so fare, quindi... Che cosa c'è dentro un cappelletto? Lo sapete tutti, anche voi di sala dovete sapere cosa c'è dentro un cappelletto, lo sapete? Oh, ma non vi ho mica sparato nelle ginocchia. No, lo sapete, dentro un cappelletto in Romagna che cosa ci può essere? Ricotta, parmigiano, pane grattugiato, alcuni ci mettono il prezzemolo, il profumo del limone, sale, pepe e noce moscata. Questo è in grossi modi, e poi magari ci mette l'uovo, non se lo mette. Quindi cappelletto solo a base di formaggi. Sapevate? E perché non l'avete detto? Vabbè, no, però per avere 17 anni forse siete un po' troppo timidi. Io alla loro età ero sì. Un delinquente. No, no, saltiamo questa parte come. No, ma ve lo dico con affetto, perché poi si cambia nella vita, non è che uno. A 17 anni è scapestrato, poi passa, non è che fa parte del nostro mestiere. I cuochi, io quando sono entrato all'interno delle cucine le prime volte, adesso vi dico che a Roma addirittura nel reparto della pasticceria e delle cucine i liquori e i vini li mettevano sotto chiave, perché chi faceva il nostro mestiere, perché negli anni 80 chi faceva questo mestiere era uno degli ultimi livelli della società, no? Poi fortunatamente leggendo i libri e leggendo la storia ci si è un attimino evoluti, si è imparato anche un pochettino a parlare, no? Non si esce sempre con delle giacche che sembravano praticamente disegnate da Pollock da 20 metri, no? Che sembravano tutti bersagliati, sembravano usciti da Blade Runner, no? Dalla fine del mondo. Vabbè, questi parlano troppo. Vabbè, cappelletto, cefalo planciato, perché il cefalo è il nostro prodotto. Che cosa ho fatto? Ho fatto una piccola sciocchezza giusto per... Il cefalo l'ho salato con del sale grosso prima e l'ho fatto leggermente marinare. Perché se, diciamo,
rilascia quella parte di acqua, lascia la polpa un pochettino più compatta, perché adesso la tecnica che si utilizza per fare i prodotti può veramente andare a fare la differenza. Cioè, la conoscenza che adesso ha l'uomo verso il prodotto alimentare 20 anni fa era preistoria, per quello che vi dico dovete studiare, dovete guardare tutto quanto, perché dovete arrivare a un punto moderno e contemporaneo di non provare a fare le cose per vedere se vengono, ma fare le cose in quella maniera perché così vengono, che è il contrario di tutto quello che noi ci ricordiamo della cucina. La cucina fino ai primi del Novecento si andava in maniera empirica, si provava a fare le cose e si teneva quello che veniva bene, e a volte alcune cose venivano scoperte per degli errori. Adesso non è più così. Adesso si entra nella fisica della cucina, nella fisica della materia. Quindi noi sappiamo come fare ad ottenere quel risultato da quel prodotto e qual è il processo che ci consente di ottenerlo, come intervenire su quel prodotto. Questo è l'ABC. Ma non per fare i salti mortali, per capire che quelle lumachine fatte in determinata maniera vi risulteranno molto meglio che fatte in un'altra. Non so se mi sono spiegato, perché mi rimette... Vabbè. Basta. Procediamo. Procedo. Quindi. Si sta vedendo con la telecamera quello che fai qua. Questa è alta... Non so se avete domande. So, conoscete il che cefalo, io al vostro vero? Posto l'avrei fatto. Il cefalo lo conoscete, vero? L'ho fatto vedere prima, non so se vi siete accorti mentre parlava Nevio. Sì. Sì. Gli abbiamo tolto il microfono, c'era un motivo. Adesso non so se lo volete tenere in sala o se... Diciamo, ecco. In effetti no, l'Odrigana che come, sì, come la, sì. E anche la Muggine sono sì, le due specie sì, più... Le due specie più... Anche la Volpina, sapete che con le uova, le ovaie poi del cefalo si fa la famosa più pregiata bottarga. La bottarga. Salata, chiaramente essiccata. Quindi stiamo facendo, io parla intanto Marcello che se lo spiego no, io niente. Rovino tutto. Guarda, sto semplicemente cucinando il cefalo, a me sarebbe piaciuto, io ho usato il termine planciato perché mi piacciono molto queste piastre che si cucina direttamente sul prodotto e a volte si può un pochettino riuscire ad ottenere un effetto discretamente simile. Sì, è quasi... Riprende un pochettino quello che è il teppanyaki, le plance orientali, no? Fatto in questa maniera, proprio quindi cucinato da una parte molto forte. Adesso io ho utilizzato un filo d'olio per dargli un pochettino più... Con o senza pelle, Marcello? No, in questo caso è senza pelle. Ma si può tenere però, si poteva tenere, giusto? Si poteva tenere, sono d'accordo. Anzi, io sono... Per la a me piace so un perché. Po' il croccante che dà la pelle, a me piace. Mantenere la pelle consente di dare, oltre alla croccantezza in più del sì. prodotto, maggiore tenuto alla carne, sì. tende a sfaldarsi sì. di meno. Noi l'abbiamo esatto. fatti spilettare, l'ha presi i pescatori, li hanno puliti, abbiamo pulito lì bene, hanno pulito, tolto la pelle, però ecco, normalmente... Ma va bene lo stesso, cioè, bene. Se fossero questi i problemi, no. pagheremmo, guarda. Ma magari trovare già però, il filetto pronto, spinato perfettamente. Io quello che penso adesso, lo so, è ragazzi, se quello che vi ho detto in qualche maniera pensate che possa avervi dato qualcosa, non dico mica... Si è fatto svoltare. Voi siete all'ultimo anno? Sì, ok. Ma no, dov'è il ragazzo che ha detto? Quindi tutti in realtà poi quest'estate andrete a lavorare, giusto? Almeno quello.
E quanti starete in Riviera? Chi è che alza la mano? Chi è che sta in Riviera a lavorare? Beh, quindi te sei proprio di Cervia? Cisenatico? Brava, brava. No, io mi ricordo quando ho iniziato a fare la scuola da cuoco, no? Che praticamente tutti andavano a fare la stagione estiva al mare, no? Mentre io invece, che lavoravo già in questo ristorante, praticamente mi schiavizzavano. E sembrava una follia per i miei coetanei il fatto che io andassi a lavorare in quel contesto, che magari si prendeva un pochettino di meno e si studiava molto di più. Dicevano: ma che cosa studi che sei andato a scuola? Dico: ah, ho capito, io però sono tutte quelle robe strane, eh? Ricordatevi che alla fine il percorso è quello, quindi o iniziate prima o iniziate dopo, ma sempre quello dovete fare come percorso. E questo ve lo dico per voi. Poi lo dico con voi come lo dico anche con i miei figli. No? Dovete sapere che cosa vi piacerebbe fare. E questo diventa fondamentale. Dopodiché diventa: ma a che livello potrei arrivare? Perché poi vi viene la curiosità, se iniziate a fare delle cose un po' belle e particolari, no? Avere esperienze anche all'estero, prima si parlava della lingua inglese, cioè, adesso non è per lì, però, a parte che in Italia abbiamo, secondo me, effettivamente la cucina più interessante che ci sia, però insomma andare a vedere che cosa possono fare alcuni locali nel nord dell'Europa piuttosto che in Spagna, piuttosto che arrivare a New York da Daniel, penso che sono tutte cose che gratificano quelli che hanno scelto di fare questo mestiere. No. No, ma vale per tutti, vale anche per me. Anche questo è stato, scusate, un percorso. Io quando ho iniziato una giacca durava 2 minuti e 15 secondi, qualcosa del genere. Ma fa tutto parte della normalità, no? Beh, ma quello però è un'operazione da cecchini, quella. No, quello lì purtroppo lì ci vuole veramente molta classe. Quando si salta, tra l'altro, quando si salta la pasta, voi ve lo dico perché le pentole antiaderente è l'unica pentola che vi fa tirare male il prodotto e deve essere una questione di come fa arrivare il caldo al prodotto. Cioè, quando voi andate, adesso non so neanche se mi capiscono o no, perché si capirete. La maschera, ma ti sento. È proprio. Se tu lo tiri in una pentola che può essere di rame, d'alluminio, la maniera che ha di amalgamarsi, no? Sai, fa quella cremina, è molto meglio che fatta con queste pentole qua. Con queste pentole qua tendi a fare la cremina, poi tac, ti butta fuori la parte dell'olio. Perché? Perché tutte le emulsioni sono una parte di grasso e una parte no, no? E può essere una parte di acqua in alcuni casi. E le pentole antiaderenti hanno questa cosa qua, però ci voleva, quindi l'abbiamo fatto. Ora io adesso qua su vi faccio una serie di assaggi. Comunque, come dicevate voi, c'è lui anche la questione della pulizia, perché comunque la postazione è sempre perfetta e come si finisce un'operazione è pulita. Adesso, come cioè, minimo mi sporco, se per così no, via. Vabbè, ti sto facendo. Però voglio dire, io adoro questa parte qua, perché non si sarà capito che noi siamo sposati e fondamentalmente lui cucina, pulisce perfettamente e si trova come se non avesse mai cucinato, cioè però tu pulisci. Quindi chi non si vuole sporcare si deve sposare con lei. Esatto, con un cuoco, no. No, con una cuoca, a seconda della...
o comunque come basta che sia qua, che sono contenta. Vediamo un po', ti posso... Dica, dottoressa. Si vede, tanto si vede quello che stai facendo. Come si vede? Sì, si vede, guarda. Non l'avevo visto. Sì. Attenzione. Ad esempio, qui vicino c'è un ristorante molto famoso, lo sapete, vero? La Magnolia, dici? La Magnolia. Ecco, lui, quando era ragazzino, è venuto a fare gli stage dentro il mio locale. Faccani, Alberto. Che, voglio dire, anche lui era bello vivace. Mica pensate che adesso lo vedete che fa tutto stiloso, ma era bello vivace anche lui. Perché a 17 anni, se non sei vivace, non va bene, no? Tu per mort. In questo caso, invece, sono ottimi ragazzi. Poi, troppo. No. Poi dopo incomincerò a cerocare. E rispettino perfettamente il 17 adolescente. Diciamo che sono temporaneamente intimoriti. Esatto. Però dovrebbe essere la cosa che passa. Che anche personalmente che fa piacere. Facciamo un applauso. Senza dubbio. Guarda, non so se conoscete un minimo di confidenza. Non so se conoscete Stefano Faccini. Ecco. Perché Stefano Faccini era uno dei docenti che io avevo a scuola insieme a Alfredo Sirighini, no? E io mi ricordo sempre, perché Stefano Faccini era la persona irresponsabile a tirarmi fuori da tutte le situazioni peggiori dove io mi andavo a infilare. Ora vedo loro così tranquilli e sereni e dico, boh. Comunque si sono rivisti alla un evento che c'è stato a Bologna e praticamente è stato bellissimo, perché era molto emozionato. Sì, dopo tanti anni, perché lui non se l'aspettava che avrebbe fatto questa evoluzione, perché era veramente scapestrato, per cui alla fine è rimasto molto contento e soddisfatto del percorso. E... Sì. Ma mi ha raccontato tutto quello che gli ha detto e gli ha fatto, quante punizioni gli ha dato, cioè che una volta erano anche, diciamo, molto più... Io se c'era un posto in punizione era il mio, mica... Porto io? Dove porti? Esatto, ho detto stiamo sereni. Allora, dici che cosa hai fatto e appoggiato allora, sui tortellini. Guardate, una cosa veramente semplicissima. Qua abbiamo fatto due cappelletti, li abbiamo appena cucinati in acqua leggermente salata. Abbiamo messo un filo di olio, praticamente a un extravergine, giustamente, tra l'altro in Romagna, olio d'oliva, ragazzi, straordinario. Secondo me è uno dei più buoni d'Italia, lo facciamo in Romagna. E... con appena appena il profumo del limone per accentuarlo un pochettino. Abbiamo planciato il nostro cefalo in olio extravergine d'oliva, mettiamo tre gocce di quello che è una salsa verde classica, quindi con tutta la sua parte di acidità, un pochettino di aceto, il pane fatto rinvenire nel latte perché abbiamo fatto un pochettino di sottaceti, un pochettino di acciuga e mettiamo le nostre 3-4 gocce, perché andare a differenziare il morso che noi andiamo a fare nel prodotto vuol poi dire... Porto io? Adesso sarà bellissimo questa. Guardate la teppedina adesso che volo che fa. Beh, non dovevi dire così. Perché... No. Quello che volevo dirvi questa cosa qui. Grazie. Una delle cose che noterete adesso, mano a mano che è entrato sempre di più nel lavoro, è... sai Valentina che non abbiamo messo le posate? Sono lì dietro. E è andare a fare la differenza sul mo. Guarda, quasi quasi do, perché così diamo sì, esatto, facciamo prima. È andare a fare la differenza sul morso quando viene dato il prodotto, quindi voilà. La consistenza del prodotto ittico piuttosto così, che il cappelletto, grazie. Piuttosto che la salsa, ognuno ha un suo. Prego. Perché e per come. Io passerò da dietro perché non sono brava come voi, quindi faccio quello che so.
Però io ne ho ancora, ne faccio ancora? Sì, sì. Che cosa, dottoressa? Sì, devi farne 50, caro. Non barare. Tepedino, guarda che... Prego, direttore. Ah, te non lo... Ah, è vero, tu sei... Maria. Siamo di sala. No, sa... finisco quello che c'è nella pentola. Sala e cucina. Prego. Tra l'altro, guardate, lavorare con i pescatori, ve lo dico, è impossibile. Diretto, mi raccomando, un cappelletto ogni persona. Prego. Due. Adesso vado. Sempre abbondare. Arriviamo, arriviamo. Poi un'altra cosa che vi voglio dire è che la fortuna di essere in Emilia Romagna, una terra che dei prodotti ne ha eccezionali. E su quello che riguarda il nostro pescato, sapete perché lo consideriamo molto più buono degli altri? Perché noi abbiamo un'acqua un pochettino più bassa, un pochettino più salata, un pochettino più ferma. Di conseguenza il nostro prodotto ha veramente molto più sapore che quelli che vengono da altre zone del mondo. Cioè, quando assaggi la capasanta delle nostre parti, di Goro, le altre gli sputi sopra, perché c'è proprio non... È come fare, non saprei dire, è come camminare scalzi sulla moquette e poi ti fanno girare sulla ghiaia. Non si sta meglio camminare sulla moquette o sulla ghiaia. Ecco, la stessa cosa è la capasanta di Goro, la vongola, le cozze, la supercozza di Ravenna. E poi vabbè, adesso anche in Veneto. Ci hanno pagato, quindi sono bravi. Però hanno fatto un gran prodotto in Laguna. Anche la Regione Veneto. Anzi, quindi, cioè, no? Anzi, io mi auguro che Comacchio prenda ispirazione da quello che hanno fatto di là e se la porta a casa. Perché quando gli altri fanno una cosa che è buona, io gliela ruberei sempre. Noi in cucina facciamo così. Ora, non dovevo stupirvi con effetti speciali, devo farvi solo assaggiare una cosa che fosse gradevole e spero che il lo sia. Il cefalo vi piace? No, vi è piaciuto il cefalo? Stai fermo un po'. Non è buono. Buonissima, brava, più alla ragazza che gli ha dato due meno prima per Randy Warhol, non sapeva chi era però. Comunque, per dirvi quanto in realtà è importante lo spazio quando lo occupate nel piatto, come fate... Pensate che noi... Dovremmo fare un salto a Barcellona tra poco tempo e io mi vado a vedere una casa costruita nel 1929 da tale Ludwig van der Mies, Roy van der Mies, perché ancora adesso è considerata la cosa più moderna mai fatta da un architetto. Sono passati 97 anni. Ora, fate quello che vi pare, però un'occhiatina così in giro la darei. Insomma, non farei il superiore che non vado a vedere che cosa stanno facendo. Questo solo per capire come devono essere utilizzati gli spazi, perché l'utilizzo dello spazio in un piatto diventa fondamentale. Considerate che se voi fate un piatto di cucina classica in un locale, magari come avevo io una volta, un'antica stazione di posta, fai un piatto troppo moderno, è sfasato, cioè il contenitore non è in rapporto al contenuto, quindi il contenuto che dai non è adatto, devi sempre trovare la forma giusta che si adatta alle esigenze. Posso? Che non sono semplicemente quelle di fare il piatto, diventa una questione proprio quasi di come interpretare anche la socializzazione, la contemporaneità, il momento, la storia. Quando è che vanno a casa questi qua? Mi hanno stancato che parlano troppo? No, ah. A che ora finiscono normalmente? Dopo alle 2. Ah, alle 2? Ah, ok, rientrare. E hanno anche il sabato? Non hanno il sabato? Hey. Ah, intanto prendi il tuo. Al venerdì pomeriggio. Ecco, io alla... No, non alla vostra età. Io il primo anno di scuola, mi ricorderò sempre, siccome mio padre non voleva che facesse questo mestiere, il lunedì mattina sono andato a scuola, il venerdì pomeriggio quando sono tornato a casa, venerdì sera sono andato a lavorare al ristorante e facevo venerdì sera tutto sabato, tutta la domenica. Ma solo chi manca? È quello che io dico che era abbastanza simpatico. Perché da qualche parte, no?
Cioè, qui tu le... Io a 14 anni, certo, è stato così, sì, sì, non ho praticamente, sì, più smesso fino all'anno scorso. Adesso mi riprendo il tempo libero che abbiamo lasciato. Allora, bene. Prego. Vai, vai. Medio. Avete preso tutti? Mangia, tieni la bocca piena. Volevo dire che i cappelletti sono stati fatti in casa. Beh, cosa devi farlo, in piazza? No, è bellissimo quello che voglio dire. Com'è sta roba? E non ho mangiato ancora, devi dire... Di qualsiasi tua cosa tu voglia dire, non dirlo. No, e poi secondo me, senti che anche solo il profumo del limone a crudo si sente nell'olio, del cappelletto. Vittorio, tu lo prendi, no? Vediamo, ragazzi, di là che... No, dai a loro, io... I ragazzi lo staff. Esatto. Fermo lì, uno te ne tocca. No, se vuoi prendere due, fai prendi, Se avete curiosità, domande anche relativamente a quello, dato che no, siete all'ultimo anno, approfittatene. Io ne approfitterei. Voi fate come volete. Io volevo ringraziare la Loyal, anche la dottoressa Casadei che ci ha dato questa opportunità. No, grazie. Quindi da riferire alla direttrice, che è stata veramente gentilissima a darci questa opportunità. Sì. Per ringraziarvi ufficialmente. Adesso qui c'è questo gradone. Ecco. Diamo un gelato, glielo do io. Vittorio, ti rubo il gelato. Ecco. Facciamo dire due parole al professore. Sì, sono imbarazzatissimo, veramente. Noi abbiamo avuto questa opportunità da parte del Comune di Cesenatico, dal Villaggio dei Pescatori, e abbiamo cercato di sfruttarla nel miglior modo possibile e di organizzarci nel più breve tempo possibile. È stata una cosa decisamente interessante e che nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti sempre. Chiaramente non abbiamo tante opportunità, o con questa opportunità e sono da stimolo, sì, ulteriore per noi, per i ragazzi, così. E in delle dimostrazioni dove in poco e con prodotti tipici, sì, e locali, sì, si riesce a ottenere tantissimo. Anche noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di sfruttare prodotti locali, perché siamo qua, ne abbiamo tantissimi ed è una cosa fondamentale. Poi è vero che quando andiamo in giro veniamo colpiti da tanto altro, però nel nostro piccolino cerchiamo di sfruttare, di valorizzare questo, veramente. Bene. È stato un piacere, veramente è stato un enorme piacere. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Ne approfitto per invitare, sì, so che è l'ultimo momento, però io sono Vasi della Regione Emilia Romagna, responsabile dei servizi. Quello che volevo dire, abbiamo altri 4 eventi di questo tipo. Se voi fra domattina, non so se siete aperti come scuola, però magari se i ragazzi tornano qui a vedere gli altri show cooking, probabilmente c'è qualcosa da imparare, portatevi dietro anche dei vostri amici, ci sono 50 posti, non saranno sempre occupati tutti, quindi se trovate posto per noi ci fa veramente piacere se i ragazzi vengono anche personalmente, anche lei e i suoi colleghi. Ma certamente, grazie mille, grazie di questa ulteriore grazie invito. Ma ci mancherebbe, grazie. grazie, buon proseguimento. Ah, sì. No, ce li hanno. Qua. Chiedi anche ai ragazzi. Guarda. Sì, ma teniamole per... Tanto loro le hanno. Conviene tenere.